Il clima bello che contraddistingue la nostra Palermo offre ai bambini per una gran parte dell'anno, soprattutto nei periodi autunnali e primaverili, la possibilità di trascorrere un po' di tempo all'aperto e di vivere esperienze a diretto contatto con la natura. La vita all'aperto è una necessità per il nostro organismo e rappresenta un forte richiamo per l'attività infantile. Le attività di giardinaggio per il bambino non devono essere limitati alla annaffiatura e alla pulizia delle piante, ma devono essenzialmente avvicinare il bambino alla natura, alla bellezza e alla funzione dei vari elementi. Devono consentirgli la scoperta e la percezione delle varie fasi della vita, dalla semina alla fioritura. A 3 anni è probabilmente un po' presto per essere già un piccolo naturalista, ma si può cominciare a coltivare un primo interesse verso la natura, le piante, gli animali, senza considerarli oggetti di gioco. La difficoltà a comunicare ai bambini rispetto per la natura, non si spezza una pianta solo per gioco, induce a organizzare una serie di attività nelle quali i bambini entrano a contatto con le piante e con gli animali, sia nelle realtà, sia in diverse forme rappresentative, disegni, immagini, oggetti. Occorre guidare il bambino ad intervenire sull'ambiente, aiutandolo ad osservare, a riflettere, senza mortificare la curiosità o i tentativi di ricerca. Dal prevedere, scoprire ed intuire le elementari leggi che regolano la natura, all'osservare per apprendere e conoscere, a rappresentare, confrontare e verificare l'ipotesi iniziale, all'ampliare e riorganizzare le conoscenze, al tradurre i dati d'esperienza in elementi simbolici per giungere alla progressiva maturazione di comportamenti positivi come rispetto, protezione, amore. Sono coinvolti emotivamente a cercare soluzioni comportamentali positive per mantenere pulito l'ambiente, discriminano i materiali inquinanti, apprezzano un ambiente pulito, rispettato dall'uomo. Intuiscono che la vita umana dipende dalla natura. L'educazione ambientale afferma l'esigenza di un intervento volto ad educare alla consapevolezza e al rispetto dell'ambiente e delle sue risorse, intesi come beni fruibili dall'intera collettività e come diritto umano fondamentale. Trascorre una bella giornata all'aria aperta, a contatto con la natura, è un'esperienza che offre al bambino benessere psicofisico e rappresenta un'opportunità di apprendimento unica. Ogni volta che ci rechiamo in campagna, in collina o in giardino, portiamo con noi, preparandolo insieme al bambino, un piccolo zainetto dove possiamo mettere un piccolo kit con palettine, rastrelli, setacci, secchiello, pinzette ed anche una lente di ingrandimento, ma anche tutto quello che voi genitori pensate possa essere utile per promuovere contesti di apprendimento. Il contatto con la natura è un'opportunità per il bambino per osservare, scoprire, esplorare ed imparare direttamente dalla natura, grazie all'esperienza. A contatto con la natura, il bambino vive un'esperienza plurisensoriale, fatta di colori, suoni, odori, sensazioni ed emozioni. Il tempo trascorso all'aperto regala al bambino esperienze uniche ed è un tempo importante per la sua crescita, un tempo ludico esperienziale che attiva i vari processi
esplorativi di scoperta e che suscita nel bambino l'apprendimento. Nel kit mettiamo anche un sacchetto o una busta dove possiamo raccogliere elementi quali legnetti, foglie, pietre, cortecce che porteremo con noi a casa per rivivere con i bambini i momenti trascorsi all'aria aperta con esperienze grafico-pittoriche e manipolative. Possiamo anche registrare suoni della natura, quale il cinguettio, lo scolo dell'acqua, per ascoltarli insieme e rivivere esperienza vissuta, contatto con la natura.